Ecco, secondo me come donne dobbiamo anche imparare a fare una sorta di corazza protettiva, cioè difenderci, difendere il nostro limite, se vogliamo poi crescere dei figli sani, perché alla fine siamo mamme, siamo professioniste e dobbiamo conciliare. Il grosso problema è sempre questo nodo che noi abbiamo, no? È sempre il decidere, cioè cosa faccio? Pubblico e allora sto 24 ore in laboratorio, in ambulatorio, oppure cerco di fare un'assistenza adeguata e nello stesso tempo cresco figli. Ecco, forse la cosa più importante è capire questo limite e non cercare negli altri per forza nella legislazione, ma anche in te stesso, la forza di andare avanti e di aiutarti, insomma, ecco. Perché certamente non abbiamo asili a portata di mamma oggi in Italia, non abbiamo una politica sociale per la famiglia adeguata alla Francia, per esempio, dove l'indice di figlio per mamma mi pare che sia sul 2,7, ma perché c'è stata una grande politica per la famiglia? Penso ad esempio agli asili nido, penso alle signore che accolgono i figli di altre mamme nelle loro case, senza tutta la burocrazia che c'è in Italia. Oggi, se ad esempio una donna che ha due bambini volesse aiutare un'amica che ha un figlio e tenerglielo, ha una tale mole di burocrazia da affrontare, sono quei famosi asili che vanno molto ad esempio in Trentino Alto Adige, no? Hanno un nome specifico che adesso mi sfugge. C'è una burocrazia notevole, insomma, per cui non è facile, ecco, oggi gestire una carriera e una maternità, però penso che si possa affrontare sempre con uno spirito anche di rivendicare un po' da se stessi, diciamo, e anche avere, porsi dei limiti.